Una donna senza età, che non conosce tempo, veramente, una donna veramente speciale, libera da tutti i punti di vista, che ha pagato prezzi altissimi per la sua libertà artistica e intellettuale. Le voglio un bene infinito. A bella ma, Sandra Milo! Ma vedete, io conosco questo ragazzo da quando ero giovanissimo ed è sempre stato così, una persona meravigliosa, a volte un po' nervoso, però fantastico, con un cuore unico. Sandra, vieni, accomodati. Che bello, mamma mia, grazie, che bello. Grazie. Oh. Sandra, benvenuta innanzitutto. Grazie. Arrivo, dunque, a casa ho lasciato i traslocatori. I traslocatori? Perché sto traslocando casa. Ma dai! Sì, allora mi sono alzata stamattina alle 6, mi sono truccata, pettinata. Dopo... Ho cercato un vestito che non trovavo. Però alla fine è bellissimo. Ho trovato una giacca, un pantalone. Quanti anni sei stata in quella casa? Dunque, non tanto, 7 anni. Ok. E in questa in cui vai ti piace di più, è più bella? Ritorno a dove ero prima, a Casal Lombroso. Ah. Cioè, adesso sono alla Balduina, no? E ritorno a Casal Lombroso perché ho preso una casa grande e allora un piano ci sto io, un piano ci stanno i miei figli, mio figlio con la compagna e il bambino, e l'altro piano è mia figlia. Sandra, è difficile farti un'intervista? Sì. Nel senso che ti devo chiedere? Cioè, il pubblico ti vuole tanto bene, ti amano. È vero che hai sofferto tanto, è vero che hai avuto dei momenti in cui lavoravi meno, altri in cui lavoravi di più, ma arrivare a 90 anni e avere più generazioni che ti riconoscono quello che sei e quello che sei stata, dai, sei contenta. Puoi essere contenta. Qual è la cosa sorprendente? La cosa sorprendente è che sono i bambini che cominciano ad amarmi, non si può credere. Però sto facendo un programma, no? Con Mara Maion, che adesso è Marisa Laurito, che viaggiamo così, e i bambini amano queste tre vecchie che vanno in giro per il mondo. Ma sai, l'età è un dettaglio. Si è sempre pensato che per rivolgersi ai giovani bisognasse essere giovani. Io, tra l'altro, questo ruolo del giovane l'ho recitato per anni in questa azienda e altrove, e so che è stato un ruolo, perché poi l'età è un dettaglio. E sono i contenuti, le persone, le loro storie che arrivano a tutti. Una persona come te può arrivare a parlare ai bambini perché i bambini si sentono capiti magari da te. Per la serenità, perché sai, è un periodo bruttissimo, no, che stiamo attraversando, prima il Covid, poi la guerra, tutto quello che ha comportato, diciamo, la povertà, no, anche per moltissimi. E quindi la gente è molto tesa, nervosa, chiaramente ha grossi problemi, ce l'ho anch'io, però l'età mi ha insegnato che i problemi ci sono sempre. E che comunque bene o male si risolvono, è inutile prendersela più di tanto. Allora si acquisisce una forma di serenità, che il bambino ha bisogno di questo, no? I giovani, che sono molto incerti, il bambino è consapevole della sua debolezza, no? Perché è piccolo, non ha forza, dipende da tutti, no? E gli adolescenti non sanno ancora chi sono, ce la faranno, non ce la faranno, la grande paura. Quelli che non ce la fanno, la grande paura li porta addirittura al suicidio, no? La paura della vita. Allora, sono importanti persone come, diciamo, adulte, no? Non voglio parlare di vecchi, ne parlo soltanto quando parlo di me, persone adulte, perché possono trasmettere sicurezza. Ti devo raccontare questo fatto. Allora, io, quando c'è stato il Covid e così, ho fatto dei personaggetti su
La maga Mukina. La maga Mukina. La maga Mukina. Ti ho seguito, eh. Ho fatto... E i ragazzi erano molto divertiti, non mi scrivevano, fallo tutti i giorni, beh, non tutti i giorni era troppo. Ma insomma... E poi un giorno ho ricevuto una lettera, un messaggio bellissimo di un ragazzo che mi diceva: cara Sandra, la vita non mi interessava, non capivo cosa poteva esserci di interessante, di bello da vivere, e stavo per togliermi la vita. Poi ti ho visto e ho pensato: ma se una donna della sua età ancora ama tanto la vita, ma forse qualcosa di bello nella vita c'è. E allora ho pensato: voglio vedere se c'è veramente, cioè, l'ho trovato meraviglioso. Allora ho capito la grande solitudine dei giovani, no? I genitori che lavorano tutte e due non hanno tempo, no? Tutto il giorno fuori, la sera tornano, cucinare, la spesa, mettere un po' a posto casa, insomma. E quindi non si dedica più tempo ai figli, perché non c'è. Senti, voglio dirti una cosa con grande sincerità, no? Guardandoti negli occhi. Giustamente tu, quando sei entrata, hai detto delle cose molto generose nei miei confronti, ma hai anche detto che ho il vizio di essere nervoso. È vero? E da cosa nasce questo, no? Almeno nel rapporto che io e te abbiamo avuto. Mi sono dovuto sottrarre tantissime volte all'ipocrisia del mondo dello spettacolo, non avendo, diciamo, a volte né la forza né la statura per farlo, no? E io sono entrato nelle case degli italiani nel pomeriggio con te, su Rai 1, con io e te. E io ricorderò quel programma come il programma più importante della mia vita professionale, perché mi ha permesso di entrare in punta di piedi nelle case delle persone che nella fascia oraria del pomeriggio si intrattengono con noi. Noi abbiamo fatto un anno insieme, una stagione insieme bellissima. L'anno dopo io avrei voluto con me Sandra, ma le dinamiche dentro un'azienda sono molto complesse e a volte capita di dover fare delle scelte che non sono figlie di una convinzione, ma figlie di equilibri da rispettare. E quindi, quando ho dovuto comunicare a Sandra che nella seconda stagione non sarebbe stata con me, con grandissimo imbarazzo l'ho chiamata e le ho raccontato tutto questo. Lei è stata comprensiva e paziente e ci è rimasta molto male. E, qualche settimana dopo andai dal mio Maurizio, da Maurizio Costanzo, a raccontargli questo episodio, e mi disse: Sandra è una donna molto intelligente, capirà, ma soprattutto è una donna riconoscente. Allora, se tu a volte hai visto del nervosismo in me, è nato dall'imbarazzo di non aver avuto il potere di decidere da solo che avrei voluto continuare a lavorare con te. Te lo volevo dire. Se lo avessi avuto, avremmo continuato. Ma io ti conosco, Pierluigi, io non ti ho mai portato rancore. Cioè, ho capito che mi dispiaceva molto non essere con te, quello sì. Però capivo che era andata così e ti ho sempre voluto bene lo stesso. Per me, sai, non è niente cambiato come te lo voglio adesso, lo stesso bene, la stessa stima. No, ti chiedo scusa pubblicamente, perché quando un programma entra nelle case con un cast e soprattutto con la complicità di una donna con una storia come la tua, il capo progetto, l'autore, deve avere la forza di difendere le proprie idee. E io ce l'ho messa tutta, però io sono certo che la vita ci farà reincontrare professionalmente. Buongiorno. E io non vedo l'ora di fare una cosa insieme a te. Guarda, sarei felicissimo. Ci riunirà di nuovo. Allora, c'era un momento nella trasmissione che abbiamo creato. La posta del cuore, insieme. Era cult. Ti ricordi? Cioè, allora, io leggevo le lettere che arrivavano, no? Le leggevamo insieme. Era bellissimo. Tutto perché vero, lui... perché poi tu non le leggevi prima, erano vuoi... risposte poi, sì. Improvvisate. No, io non le volevo sapere. Le leggevi tu, ma le leggevi come se fossi stato tu a mandarla, hai capito? Cioè, con una...
con la comprensione assoluta della persona che aveva scritto e che aveva un problema. È stato uno dei più bei momenti della mia vita di lavoro, perché era bellissimo, così vero, così sincero, così partecipe con gli altri, no? Perché poi questo è in fondo il messaggio televisivo, siccome, che dai tu, che do io. Siccome anche detrattori e, come dire, gli invidiosi, gli smanettatori, si dice, no? Quelli sul web che devono sempre mettere zizzagna, diranno, ah, allora non è riconoscente a Katia Ricciarelli. Io non solo sono riconoscente a Katia Ricciarelli per aver partecipato alla seconda edizione di Io e Te, voglio bene a Katia, ma non sono un ipocrita e quindi dico quello che penso. E Sandra rimarrà sempre la mia regina del pomeriggio di Rai 1. Allora, Sandra.